Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto particolare. Infatti sono stato recentemente taggato da Frost26 per fare questo tipo particolare di video nel quale vi racconterò la mia prima esperienza nel mondo Pokémon. Prima di iniziare taggo PokeCraft99 e Gio97 per fare la stessa tipologia di video e mi raccomando andate sotto i loro canali, non lo so, scrivete nei loro video, andate sotto casa, non lo so, minacciateli di fare questo video. No, ovviamente sto scherzando. Comunque fateglielo sapere a entrambi. E vi invito anche a passare dal canale di Frost stesso, perché oltre a star portando dei video molto interessanti sul suo canale e dei progetti veramente interessanti, è anche il principale ideatore, se non l'unico, anzi direi ideatore di questo particolare tipo di video, e mi sembra corretto che venga, diciamo, supportato. Detto ciò, iniziamo subitissimo. La mia prima avventura a Pokémon ricordo che iniziò il 25 dicembre del 2005. Come avrete capito, non è una data casuale, infatti è il giorno di Natale. Difatti, proprio in quell'anno ottenni il mio primo Game Boy con la cartuccia di Pokémon Rosso Fuoco. Un'avventura che purtroppo finì molto brevemente, perché dopo aver giocato per 15 ore ininterrotte, vomitai sopra la console che andò a puttane. E quindi direi che vi racconto la seconda, che è meglio. La seconda avventura nel mondo Pokémon iniziò, credo sempre a Natale, perché io i DS li ho sempre avuti a Natale, del 2008-2009 con Pokémon Diamante, quello che io considero il mio primo gioco Pokémon effettivo. Il mio starter ricordo benissimo che fu Empoleon e tra l'altro sono rimasto veramente molto legato a questo Pokémon, tant'è che è il mio starter preferito. Legato non solo perché lo avevo come starter, ma ricordo benissimo di avere anche una carta del gioco di carte collezionabili che adoravo alla follia e che purtroppo ora ho perso, e iniziai la mia avventura partendo da due foglie con questo Empoleon. Ovviamente, come tutti i bambini che si rispettino, che iniziano a giocare a Pokémon, non sapevo giocare particolarmente bene e lo starter era clamorosamente sopra-livellato rispetto agli altri Pokémon. Se non ricordo male, la mia squadra era composta da Empoleon, Staraptor, Dialga e i tre guardiani dei laghi. Sì, è molto triste, però è effettivamente andata così. Dunque, come facilmente intuibile, fino alla settima, ottava palestra sono andato avanti praticamente solo con Empoleon e Staraptor sottolivellato di 15 livelli. E ricordo benissimo che a causa di questo ebbi dei problemi clamorosi contro Martes, penso che fosse lei, il capo del Team Galassia che si trova all'impianto Turbine, col suo Paragly, che ricordo di aver pianto tantissimo davanti a quel coso lì, di essere arrivato al limite della scleraggine. E nulla, con quei due Pokémon lì ovviamente non ce la si faceva, però sinceramente ora non ricordo come sia possibile, ma ce l'ho fatta e sono andato avanti. E un'altra cosa che mi colpì davvero tanto fu sotto la pista ciclabile, quando totalmente a caso scoprì quella grotta che si trova appunto al di sotto di quel percorso. Un'altra cosa che ricordo abbastanza bene fu lo spaesamento che ebbi quando scoprì che la palestra di Quaripol inizialmente era chiusa, al che mi chiedevo, ma allora dove devo andare? La palestra è chiusa, non posso proseguire. E quando scoprì dopo tanto tempo che era la quinta palestra, che sarei dovuto andare avanti nel gioco, sì, ci rimasi un po' male. E soprattutto appena dopo aver ottenuto la quarta medaglia, siccome skippavo anche i dialoghi già che c'ero, non sapevo di dover andare a Quaripoli e dopo un po' che continuavo a tornare indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, sono entrato nella palestra, guarda, è sbloccata. E a quel punto ho potuto ottenere surf e andare surf. L'inglese, creepy. L'inglese. Appunto, quindi sono andato a Canalipoli e poi a Nevepoli. Di Nevepoli ricordo la noia di quel percorso pieno di neve che non si va avanti, e con gli occhi di un bambino stavo tipo morendo dentro perché c'era neve davanti. Io mi ricordo la voglia che proprio calava a zero quando giocavo a Pokémon Diamante e Perla, arrivavo su quel percorso, proprio veramente non lo so, mi saliva uno scazzo incredibile che non sento più da quei tempi ormai. E poi dopo la cattura del leggendario, che catturai con una Curable, Dialga l'ho preso con una Curable, mi ricordo perfettamente. E infine una cosa che mi
fece veramente arrabbiare, devo dire, alla fine della mia avventura fu... Camilla che continuava a utilizzare ricariche totali. Ricariche totali che mi facevano smattare da piccolo, cioè mi fa smattare anche adesso. Però da piccolo ricordo che, cioè, io ogni volta la mandavo a vita rossa, siccome non avevo ancora intuito che utilizzava la ricarica totale quando andava a vita rossa, continuavo a utilizzare una mossa che non mi ricordo neanche quale, forse era idrocannone, perché sì, avevo Empoleon tipo con idropompa, cascata, surf e idrocannone, cioè il moveset più vario di sto universo. E lo mandavo a vita rossa, sto qua continuava a curarsi, avrò perso circa un trilione di volte. E poi una cosa invece che non riuscii a fare dopo, nel dopo Lega, fu proseguire. Letteralmente, cioè, c'erano, mi ricordo che c'erano all'area lotta questi tipi che ti bloccavano la strada, che ti chiedevano, cioè non ti facevano passare. E io, siccome non sapevo neanche che esistesse internet ai tempi, quindi non andavo a fare le mie ricerche, ero bloccato totalmente. Poi di punto in bianco mi misi lì, vabbè, non ho nulla da fare, completiamo il Pokédex, voilà. Completato il Pokédex, torno indietro, si sono liberati. Wow, miracolo. E infine, come ultimo racconto, diciamo, mi ricordo che tipo quando finì la Lega, che si sbloccò il passaggio per Giratina, ero tipo, mi sono drogato, prima non c'era quella cosa, sono sicuro. E lì invece, visto che era un po' dopo, andai su internet e scoprì, oddio c'è Giratina, chissà che Pokémon sarà mai. Incontrai Giratina, che di cui nessuno sapeva l'esistenza, neanche i miei amici che giocavano. E poi quando uscì Pokémon Platino, siccome non l'avevo detto a nessuno di questa storia che avevo trovato Giratina, dissi, mi raga, guardate che figo, ho trovato il Pokémon che non era ancora nel gioco, sono potente, diventi tipo il dio della zona. Però poi durò poco perché la gente mi scoprì e quindi, cioè, venni picchiato. No, non è vero, però effettivamente dopo scoprirono il tranello e, insomma, mi cacciarono a male parole. E nulla, questa era la mia seconda, ma anche prima, avventura nel mondo Pokémon. Ovviamente i ricordi sono clamorosamente affuscati, quindi non vi ho potuto raccontare tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a passare dai canali che ho taggato e da chi mi ha taggato, ossia Frost26. E anzi, invito anche quelli che faranno questo video in futuro a sponsorizzarlo, dato che l'idea è davvero molto bella e secondo me merita tantissimo. Detto ciò, iscrivetevi al canale, commentate, passate ai social in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.